Penetrando nel museo, la scorsi subito, in fondo ad una sala. È bella, proprio come l'avevo immaginata. Non ha la testa, ne manca un braccio. Ma tuttavia la forma umana mi è parsa più meravigliosa e più seducente. Non è la donna vista dal poeta, la donna idealizzata, la donna divina o maestosa come la Venere di Milo. È la donna così com'è, così come la si ama, come la si desidera, come la si vuole stringere. È robusta, col petto colmo, l'anca possente e la gamba un po' forte. È una Venere carnale, che si immagina coricata quando la si vede in piedi. Il braccio caduto nascondeva i seni. Con la mano rimasta solleva un drappeggio col quale copre con gesto adorabile i fascini più misteriosi. Tutto il corpo è fatto, concepito, inclinato per questo movimento. Tutte le linee vi si concentrano, tutto il pensiero vi confluisce. E questo gesto, semplice e naturale, pieno di pudore e di impudicizia, che nasconde e mostra, che vela e rivela, che attrae e che fugge, sembra definire tutto l'atteggiamento della donna sulla terra. E il marmo è vivo, lo si vorrebbe palpeggiare, con la certezza che cederà sotto la mano, come la carne. Le reni, soprattutto, sono indicibilmente animate e belle. Si segue, in tutto il suo fascino, la linea morbida e grassa della schiena femminile che va dalla nuca ai talloni e che nel contorno delle spalle, nelle rotondità decrescenti delle cosce e nella leggera curva del polpaccio assottigliato fino alle caviglie, rivela tutte le modulazioni della grazia umana. Un'opera d'arte appare superiore soltanto se, nello stesso tempo, il simbolo è l'esatta espressione di una realtà. La Venere di Siracusa è una donna ed è anche il simbolo della carne. Dinanzi al volto della Gioconda ci si sente ossessionati non so da quale tentazione di amore snervante e mistico. Esistono anche donne viventi i cui occhi ci infondono quel sogno di tenerezza irrealizzabile e misteriosa. Si cerca in esse qualcos'altro dietro le apparenze, perché sembrano contenere ed esprimere un po' di quell'ideale inafferrabile. Noi lo inseguiamo senza mai raggiungerlo, dietro tutte le sorprese della bellezza che pare contenere un pensiero, nell'infinito dello sguardo, il quale è semplicemente una sfumatura dell'iride, nel fascino del sorriso, nato dalla piega delle labbra e da un lampo di smalto, nella grazia del movimento fortuito e dell'armonia delle forme. Così i poeti, impotenti staccatori di stelle, sono sempre stati tormentati da una sete di amore mistico. L'esaltazione naturale di un animo poetico, esasperato dall'eccitazione artistica, spinge quegli esseri scelti a concepire una specie di amore nebuloso, perdutamente tenero e statico, mai sazio, sensuale senza essere carnale, talmente delicato che un non nulla lo fa svanire, irrealizzabile e sovrano. E questi poeti sono, forse, i soli uomini che non abbiano mai amato una donna, una vera donna in carne ed ossa, con le sue qualità di donna, i suoi difetti di donna, la sua mente di donna, ristretta ed affascinante, i suoi nervi di donna e la sua sconcertante femminilità. Qualsiasi creatura, davanti a cui si esalta il loro sogno, diventa il simbolo di un essere misterioso, ma fantastico, l'essere celebrato da quei cantori di illusioni. E la creatura vivente da loro adorata è qualcosa come la statua dipinta, l'immagine di un dio di fronte al quale il popolo cade in ginocchio. Ma dov'è questo Dio? Qual è questo Dio? In quale parte del cielo abita la sconosciuta che quei pazzi, dal primo sognatore fino all'ultimo, hanno tutti idolatrata? Non appena essi toccano una mano che risponde alla stretta,
la loro anima vola via nell'invisibile sogno, lontano dalla realtà della carne. La donna che stringono, essi la trasformano, la completano, la sfigurano con la loro arte poetica. Non sono le sue braccia che baciano, bensì le labbra sognate. Non è in fondo agli occhi di lei, azzurri o neri, che si perde così il loro sguardo esaltato. È in qualche cosa di sconosciuto e di inconoscibile. L'occhio della loro dea non è altro che il vetro, attraverso cui essi cercano di vedere il paradiso dell'amore ideale. Se tuttavia alcune donne seducenti possono dare alle nostre anime una così rara illusione, altre non fanno che eccitare nelle nostre vene l'amore impetuoso che perpetua la razza. La Venere di Siracusa è la perfetta espressione della bellezza possente, sana e semplice. Questo busto stupendo di marmo di Paros è, dicono, la Venere Callipigia, descritta da Ateneo e Lampridio, data da Eliogabalo ai Siracusani. Non ha testa. Che importa? Il simbolo non è diventato più completo. È un corpo di donna che esprime tutta l'autentica poesia della carezza. Schopenhauer scrisse che la natura, volendo perpetuare la specie, ha fatto della riproduzione una trappola. La forma del marmo vista a Siracusa è proprio l'umana trappola intuita dall'artista antico. La donna che nasconde rivela l'incredibile mistero della vita. È una trappola. Che importa? Essa chiama la bocca, attrae la mano, offre ai baci la tangibile realtà della carne stupenda, della carne soffice, bianca, tonda e soda, e deliziosa da stringere. È divina non perché esprima un pensiero, bensì semplicemente perché è bella.